Se è vero che gli effetti della Brexit sull'economia britannica si potranno notare nel bene e nel male solo dopo che Londra avrà lasciato la comunità europea, nell'attesa due indicatori basati sulle aspettative future forniscono già da mesi dati incontestabilmente negativi. Il cambio della sterlina e il calo del settore immobiliare sono un esempio. Del primo non c'è molto da aggiungere, se non è che è indice dell'aspettativa di un deterioramento dell'economia e che attraverso la flessione la sterlina rende il costo della vita un po' più caro per via delle merci importate. Per gli inglesi, già alle prese con un deterioramento dei salari reali, ancora rimasti al di sotto dei livelli raggiunti nel 2007. Un'aspettativa negativa crea insomma una situazione reale negativa. Quanto all'immobiliare, è un fatto acclarato che il mercato è in piena flessione da un anno e che semplicemente nel centro della capitale le transazioni si sono rarefatte e si contano sulle dita delle mani. Teoricamente i prezzi hanno ceduto poco, ma dunque chi è seriamente intenzionato a vendere deve accettare uno sconto tra il 10 e il 20%, a cui si aggiunge una perdita valutaria tra il 10 e il 15% per chi dovesse riconvertire le sterline in euro o in dollari. In teoria, la debolezza del mercato e la flessibilità di spuntare prezzi interessanti dovrebbe attrarre compratori dall'estero, ma l'incertezza che regna sulla Brexit spinge la gente, specialmente gli stranieri, che comprano nella fascia sopra l'1,5 milioni di sterline, a rimandare le decisioni. Se le vendite nel settore immobiliare superiori ai 3 e ai 4 milioni di sterline sono quasi del tutto evaporate a causa dello scarso entusiasmo di potenziali offerenti cinesi e della scomparsa degli oligarchi russi, il danno peggiore risulta dalla paralisi di oltre 3 milioni di europei, di cui almeno 2 solo nella capitale inglese, che operano tra 0,5 e 3 milioni e che non avendo alcuna indicazione sul loro destino futuro, non sanno che pesci pigliare. Chi possiede casa non si sbilancia nel timore di fare un passo falso, mentre chi aveva intenzione di comprare ha sospeso ogni decisione nel timore di fare un cattivo investimento. È normale. Secondo gli ultimi dati del Royal Institute of Chartered Accountants, una sorta di associazione di commercialisti britannici, i prezzi immobiliari in tutto il Regno Unito continuano peraltro a cedere a causa della stretta ai redditi, senza alcun segno di ripresa nel breve termine, tra l'altro. Secondo la società di mutui Nationwide, i prezzi hanno ceduto lo 0,4 in aprile dopo aver perso uno 0,3 in marzo. L'associazione fa peraltro notare che pochissimi immobili stanno raggiungendo il mercato, alimentando l'offerta per stimolare la domanda. Per il 14° mese consecutivo, l'offerta netta di case è negativa. Il risultato è la paralisi nella migliore delle ipotesi. A livello nazionale, i prezzi continuano a migliorare lievemente al netto della capitale, dove i prezzi degli immobili sono in declino da 13 mesi consecutivi. Questo è per dire cosa? Se avete un gruzzoletto da parte e volete investire in questo momento nel Regno Unito, farete un ottimo affare in quanto ci sta un calo netto degli immobili. Ragion per cui chi vuole comprare casa adesso è il momento giusto. Troverete affari al di sotto del 20% rispetto al valore effettivo dell'immobile e invece per chi vuole venire a Londra in cerca di lavoro troverete il valore degli immobili ovviamente più basso e quindi l'affitto degli alloggi necessariamente non era quello, per esempio, dell'anno scorso di 2 anni fa. Per oggi è tutto, ci vediamo. Scusate la location, siamo in fase di trasloco, ma dovevo fare questo video. Alla prossima, ciao!